Abbiamo disputato i primi due giorni di qualificazione domenica e lunedì. Già da queste prime battute abbiamo avuto modo di vedere un buon livello di gioco e siamo convinti che sarà una bella settimana di tennis. Abbiamo diversi elementi che avranno l'opportunità di confrontarsi. Abbiamo nel tabellone femminile Anastasia Bagnato, testa di serie, Gaia Greco è direttamente ammessa in tabellone. Ieri si è aggiunta anche Chiara Davi, che ha superato brillantemente le qualificazioni. Altre giovani racchette palermitane si sono proposte nelle qualificazioni, seppur non superandole, hanno fatto sicuramente una buona esperienza. A livello maschi abbiamo in tabellone principale Matteo Covato di Siracusa, in più abbiamo la wildcard locale Gabriele Freni. E dopodiché abbiamo anche lì avuto diversi elementi che si sono cimentati nelle qualificazioni e tutto sommato anche per loro è stata un'esperienza positiva. È chiaro che alcuni, anche per la giovane età, ancora devono fare una certa esperienza per essere più competitivi, speriamo, nei prossimi anni. Io ho iniziato subito bene, ho preso subito il vantaggio, poi appena abbiamo ricominciato avevo già impostato bene la partita, quindi l'ho portata a casa senza grandi difficoltà. E l'obiettivo è ovviamente andare fino in fondo e avere la meglio in questo torneo. Lo so che è molto difficile, anche se sono la testa di serie numero uno, partita per partita, speriamo vada tutto bene. È una cosa bellissima giocare qua in casa e per il pubblico, le condizioni dei campi, mi trovo molto bene. Io ho già fatto 2.25.000 e il livello era molto alto, però ovviamente ho fatto delle grandi esperienze, mi sento maturata, cresciuta e sto giocando abbastanza bene.